Allora, continuiamo la nostra trasmissione, sono le 21:30 circa. Apriamo una finestra su Mazzarrone. Mazzarrone, nelle ultime settimane sta vivendo un po' di fibrillazione di carattere politico-amministrativo, quindi politico riferito all'amministrazione comunale. Il sindaco Enzo Giannone, proprio perché lo può fare, ha revocato due assessori consiliari, due assessori della sua giunta, e dopo qualche giorno, dopo una settimana, credo, una decina di giorni, li ha sostituiti con altre due new entry. Questo ha provocato, la revoca dei due assessori ha provocato un terremoto politico dentro la sua maggioranza. Al punto che il gruppo di maggioranza, che è fatto da 10 consiglieri comunali su 15, a Mazzarrone vige la regola del maggioritario, c'è un consiglio comunale composto da 15 consiglieri comunali, 5 sono l'opposizione e 10 sono la maggioranza. Ecco, questa maggioranza, allorquando il sindaco Enzo Giannone ha proceduto, ha effettuato la sospensiva, la revoca delle deleghe assessoriali a due assessori, è successo un cataclisma, nel senso che la maggioranza di 10 si è spaccata precisamente a metà, 5 e 5. Non che sono passate all'opposizione, non si capisce bene, diciamo, adesso cerchiamo di capirlo Lo meglio, diciamo, no? Ecco, benvenuto a Giovanni Spada, Presidente del spiegherò. Consiglio Buonasera. Comunale, buonasera, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. Ecco, Giovanni, tu capeggi i cinque che sono usciti del cosiddetto appoggio al sindaco Giannone, giusto? Perché dire che uscire dalla maggioranza è improprio, perché altrimenti ti vai a collocare con il centro-sinistra e non mi pare che sia questa Non è la cosa, così. no? Diciamo che in consiglio in questo momento ci sono tre gruppi fatti da cinque 5, consiglieri 5 e 5. comunali, cinque che sono stati determinati dal risultato elettorale 2 anni fa circa. Che andarono al centro-sinistra, al Partito Democratico, se non vado errato, e poi gli altri 10 che invece si sono spaccati a metà. 5 restano a supporto ancora dell'attività dell'amministrazione Giannone e 5 invece, capeggiati dal Presidente del Consiglio Gianni Spada, praticamente si sono un po' messi da parte. Allora, Io io ho sbagliato su questo? no, devo Rettifica, precisare migliora, come no, figurati. che il capogruppo è il consigliere Peppe Cavallo e Ah, non quindi, lo so questo. perché io, Non sono andato nel quale particolare. presidente del Consiglio Comunale, devo rispettare il ruolo istituzionale che mi è Certo. stato consegnato Quindi il capogruppo dai di questi consiglieri cinque si chiama Peppe Giuseppe Cavallo. Cavallo. Sì. Giuseppe Cavallo. Questo gruppo che è venuto fuori dopo questo terremoto politico causato da queste due determine di revoca fatte dal nostro sindaco e purtroppo hanno portato una spaccatura in consiglio Come comunale. si chiama il gruppo? Come l'avete chiamato? Per il momento chiamiamolo gruppo Cavallo, anche Gruppo perché può Cavallo. funzionare, cavallo di battaglia. E quindi si è determinata questa situazione, è una situazione che questo gruppo ha subito. Perché, come hai ben detto tu, c'era una maggioranza di 10 consiglieri che è venuta fuori dalle elezioni amministrative. Questa maggioranza ha sostenuto questo sindaco i primi 5 anni e questi altri 2 anni, però purtroppo il sindaco ha ritenuto opportuno, non so, poi sarà magari lui a spiegarlo perché ancora non l'abbiamo capito, per quale motivo ha revocato questi due assessori, ha ritenuto opportuno spaccare questa maggioranza. È ovvio che il fatto che l'abbia deciso da solo, la mattina del 15 aprile alle 7:30, già passeggiava davanti al Quindi un mese comune, fa, il diciamo. 15 aprile passeggiava davanti al comune perché aveva questa urgenza di andare a protocollare queste due determine e quindi si è assunta una grossa responsabilità perché tu sai che in maggioranza le cose si discutono e quindi era opportuno capire quali potevano essere le conseguenze di questo gesto. L'ha voluto fare, se ne assume la responsabilità. Ancora più grave è stata poi la condotta successiva, perché quella di andare a costruire una nuova giunta. Io mi sono permesso solo di dirgli, in quei 10 minuti che ci siamo incontrati, che sana politica vuole che una volta che tu
ti sei preso questa responsabilità di rompere questo gruppo e vuoi andare a costruire un'altra maggioranza, quindi un'altra amministrazione, un'altra giunta, è opportuno che azzeri la giunta, dopodiché andiamo a scegliere, a condividere all'interno della maggioranza i nuovi quattro assessori e poi si può creare di nuovo un gruppo di lavoro. Non è detto che non si poteva continuare questa esperienza. Lui questo non l'ha fatto, non solo, ha fatto una prima riunione con i consiglieri comunali, decidendo alcune cose in quella sede con i consiglieri comunali, erano presenti 8, io ero assente per motivi personali, e deciso che si dovevano risentire. Invece di risentirsi e vedersi il lunedì successivo, il sindaco ha pensato bene, considerato che lui si era vestito di questa autorità suprema, che la legge gli consente, ma la buona politica non condivide, perché è ovvio che gli altri non sono stracci di politica, e quindi il rispetto politico prima di ogni cosa. Ha pensato bene di nominare altri 2 assessori senza più sentire nessuno, ha nominato il consigliere Cassisi e ha nominato poi un altro ragazzo esterno, che è Nunzio Spataro. Niente da dire sulle persone. Altro errore ancora grave, per quelle che erano i regolamenti che si era dato questa maggioranza, che era quello che chi andava a fare l'assessore si doveva dimettere da consigliere per dare spazio agli altri che erano in appresso nella lista di fare l'esperienza di consigliere. Anche questa buona norma è stata non rispettata, quindi arrivato a questo punto la politica insegna che le responsabilità si assumono fino in fondo. Il gruppo Cavallo con questi 5 consiglieri al primo consiglio comunale hanno dichiarato la loro indipendenza. Questo che significa? Che il sindaco, secondo me, ha fatto male i propri conti, perché lui pensava che con questi 2 assessorati poteva magari gestire all'interno di quest'altro gruppo, perché è stato proposto l'assessorato prima a Cavallo, che per correttezza devo dire ha rinunciato, perché in una situazione del genere non si poteva far finta di estromettere 2 assessori che hanno lavorato bene, hanno lavorato per la comunità, e questo glielo riconosce la comunità di Mazzarrone, e quindi ha preferito non accettare. La stessa cosa ha fatto la dottoressa Tasca, che fa parte anche di questo gruppo di indipendenti, e allorché lui ha pensato di poter vivacchiare e tirare avanti non so fino a quando, ed oggi Giannone non ha una maggioranza in consiglio comunale. Tanto è vero, la prima prova l'abbiamo avuta nel Consiglio Comunale del 30 aprile, responsabilmente, perché siamo persone responsabili, abbiamo approvato il bilancio consuntivo, abbiamo approvato il regolamento della IUC, e successivamente sulle tariffe, per dare anche un segnale politico di quello che stava accadendo, 2 delibere sono state bocciate. 2 delibere proposte dalla Giunta. Quindi un politico, una persona che si propone a fare il sindaco, dovrebbe capire che c'è qualcosa che non funziona. Invece lui di punto in bianco cosa ha fatto? Considerata questa situazione, ha pensato bene il venerdì. Questo lo dico non tanto per fare del vittimismo, perché non è il mio stile. Il venerdì mi fa una comunicazione che io non potevo stare più nella stanza della presidenza del consiglio, mi cambia stanza, facendo un'azione che dà lo spessore del personaggio di cui stiamo parlando, perché tu che vai a togliere la stanza di rappresentanza alla seconda carica del comune, che è il presidente del consiglio, che oggi si chiama Giovanni Spada, ieri si chiamava Paolo Saraceno, domani si può chiamare... Che si è staccato? Sì, no, continua a parlare però, non ti preoccupare. Domani si può chiamare un'altra persona, quindi... questo è ovvio che non ci dà, è una cosa che noi non possiamo condividere, ma lasciamo perdere questa situazione che si è venuta a creare. Per quanto riguarda tutte le altre cose, mi dovresti sistemare il microfono, per favore. Prego, continua. Ecco, grazie. Quindi stanno succedendo delle cose che ovviamente noi non condividiamo. Quindi la nostra proposta era quella di continuare questa esperienza di maggioranza, perché è ovvio che io difendo insieme al gruppo
quello che è stato il lavoro di 5 anni precedenti di questi altri 2 anni di amministrazione, perché ora non possiamo, con questa situazione che si è venuta a creare, dimenticare quello che di buono questa amministrazione ha fatto, perché noi siamo riusciti in questi anni a portare diversi finanziamenti, finanziamenti che ci avremmo sognati se non fosse stato per un discorso di collaborazione, per un discorso politico portato avanti con progettazione e cose. Quindi questa cosa che si è venuta a creare un pochino, diciamo, interrompe questa esperienza Giannone, e per quanto ci riguarda, considerate gli atteggiamenti che lui sta continuando ad avere nei confronti dell'opposizione, io penso che deve prendere atto che non ha più una maggioranza e quindi quanto prima si dia le proprie dimissioni e si vada a creare una maggioranza espressa dalla comunità di Mazzarrone, perché oggi il fatto che cinque consiglieri non si trovano più in quella maggioranza significa che lui non c'ha più la maggioranza che aveva avuto dall'elezione precedente. Come si è venuta a determinare questa situazione? Perché cosa è successo? Lui ha colpito l'assessore Cusumano e l'assessore Picarella, perché ovvio la persona scomoda che a quanto pare ha detto di lui quello che gli crea i problemi è il sottoscritto, ma non è così, perché noi in questi 2 anni abbiamo avuto delle vedute diverse di quelle che sono state l'azione amministrativa, ma c'è stata sempre lealtà, correttezza nell'approvare quelle che sono state le delibere di giunta, perché abbiamo lavorato con onestà per portare avanti determinate opere. E invece qualcuno, devo dire, arrivato a questo punto, gli ha inculcato delle situazioni particolari che l'hanno portato a prendere questa decisione. Con questo cosa voglio dire? Che nel frattempo, quali sono stati, diciamo, i motivi di contrasto che si sono creati dall'inizio della seconda legislatura? Ci sono stati vari episodi. Perché noi abbiamo iniziato la seconda legislatura con un assetto degli uffici un po' precario, quindi si doveva andare a decidere su degli assetti degli uffici, come gestire determinate situazioni, e non si è riusciti, si era partiti in un certo modo tutti assieme per andare a concludere un determinato percorso, strada facendo, non so perché, il sindaco ha cambiato rotta su quello che si doveva fare. Il sottoscritto, nella responsabilità della funzione che ha all'interno del comune di Mazzarrone, si è messo lì a sollecitare, a premere affinché determinate situazioni, vedi il piano regolatore è da 2 anni che è fermo perché c'è stata incapacità amministrativa di portarlo avanti, perché noi abbiamo avuto un commissario nominato il 26 settembre del 2009 e ad oggi ancora siamo fermi perché il commissario è venuto la prima volta, è venuto la seconda volta e non trovava il responsabile dell'ufficio tecnico che gli preparava una relazione, e quindi là abbiamo perso tempo, abbiamo tradito quelle che erano le attese dei mazzarronesi su quella situazione, e il sottoscritto scriveva al sindaco responsabilizzandolo, non scriveva per fargli quello che lui pensava il cosiddetto sacco, quello che doveva essere, ma per fargli capire che si doveva andare avanti anche su altre opere. Ponne sicurezza, una gara conclusa a maggio del 2012, ancora ad oggi si tentenna per fare l'appalto perché non ci sono quelle capacità amministrative per poter portare avanti tutte queste situazioni. Un altro punto di scontro è stato il discorso Calat. Noi, quando c'è un dirigente dell'ufficio tecnico, un esponente dell'ufficio tecnico che controlla quello che è il lavoro della spazzatura e ti fa 2 note, una a settembre, dove ti dice, ti manda a dire, guarda che noi abbiamo pagato 270.000 euro in più per servizi non ottenuti da Calat, e un'altra nota a dicembre 2013 di 70.000 euro dove si dice la stessa cosa, e quindi noi, a detta di queste note, ma un lavoro fatto bene con delle foto, ci sono delle situazioni che si devono andare a verificare, dove si dice che ci sono 340.000 euro e l'amministrazione, solo dopo quello che è successo in Consiglio Comunale l'altro ieri, si comincia a muovere, e il Presidente del Consiglio nella sua funzione istituzionale sollecita questi problemi. Non è un presidente di intralcio, è un presidente a garanzia del Consiglio Comunale, dell'amministrazione, della comunità di Mazzarrone. Quando gli continuo a dire da anni
perché noi 2 anni fa abbiamo subito uno scippo di 575.000 euro per un pignoramento come Polli, perché farsi pignorare 575.000 euro solo perché non si dimostra la cronologia nei pagamenti e quindi viene meno quella che è la delibera di impignorabilità delle somme, perché una condizione è quella di rispettare la cronologia dei pagamenti, e davanti al giudice il comune di Mazzarone non riesce a dimostrare che rispetta la cronologia dei pagamenti in un primo momento, e solo nel ricorso di giugno riesce a dimostrare con le stesse fatture che erano state pagate regolarmente, un sindaco perlomeno si deve porre il problema che c'è qualcosa che non funziona. E invece ha tirato a campare, la corda si è tirata troppo e purtroppo alla fine abbiamo avuto queste conseguenze. Quindi la colpa di questo presidente qual è? Quella di garantire un discorso Calat, quello di garantire un discorso pignoramento, quello di essere leale con, non perché il fatto di far parte della maggioranza non significa essere, avere convivenza con la maggioranza, cioè significa fare il proprio dovere, e questo lo posso dire a fronte alta, l'ho sempre fatto. In questi 7 anni non c'è stato giorno che sono stato al comune di Mazzarrone, l'opposizione mi rimprovera che oltre a fare il presidente del consiglio ho fatto anche da amministratore, ma l'ho fatto per la mia gente, l'ho fatto per quella gente che ci ha dato la fiducia e per le altre che non ce l'hanno data ma che volevano vedere come si era lavorata. Tu sai bene quali erano i miei rapporti con l'ex presidente Lombardo, e ci hanno permesso a Mazzarrone, un comune di 4.000 abitanti, di avere finanziamenti per circa 15 milioni di euro. Te le dico così, per sommi capi, 3,7 milioni tramite l'ASI. All'ASI, guarda caso, c'era Pippo Greco. Pippo Greco, 3,7 milioni a Mazzarrone, nel Calatino siamo stati noi, e qualcosa l'ha preso Scordia. 1.900.000 euro la circonvallazione di Piano Chiesa. Considera tu che il piano delle vie di fughe della regione Sicilia per il 2007-2013 era meno di 30 milioni, e si pensa che Mazzarrone, comune di 4.000 abitanti, bel comune, paese dell'uva, città dell'uva, abbia l'attenzione di avere quasi 2 milioni di euro. Ma questo perché? Per la faccia di Enzo Giannone, o per chi nella politica si spende giornalmente insieme agli amici che lo sostengono per portare bene al comune di Mazzarrone? E su questa cosa voglio dire che stamattina ho chiamato la Protezione Civile, l'Ureca già ha fatto l'appalto, ci sarà la consegna provvisoria il 25 di questo mese e a settembre inizieranno i lavori. E queste sono le opere che presuntuosamente mi intesto insieme alle persone che hanno lavorato, ma che il sindaco Giannone, dopo questa azione di pugnalare gli amici cosiddetti da lui, gli amici del presidente, quelle persone che sono di scomodo, dobbiamo dire che è stato spettatore passivo per 7 anni. E quando ha detto di lui, ha detto che si era deciso di fare il sindaco, 4 mesi devo fare il sindaco, maledetto il momento che ha preso quella decisione. Se per fare il sindaco significava per lui spacciare una maggioranza, spacciare un'amministrazione che era il fiore all'occhiello del Calatino, perché Mazzarrone è stato visto come il fiore all'occhiello del Calatino, e non certamente perché avevamo un sindaco all'altezza della situazione, e mi assumo la responsabilità di quello che dico, perché non si può fare il sindaco per 7 anni, 2 ore il mercoledì, lasciando tutto, tutti siamo sindaci, tutti siamo assessori, tutti siamo consiglieri comunali. Mi stava bene lo slogan fino a che continuava ad essere così per il bene della comunità. Ma quando si decide di tagliare il sottoscritto, perché Giovanni Picarella e Giovanni Cusumano sono state vittime di questa situazione, e non voglio aggiungere altro, quindi questa è la situazione. Ma nonostante tutto ti posso dire che oggi, malgrado quello che è successo, in me c'è questo momento, chiamiamolo di sfogo, ma sto dicendo delle cose che sono quelle che effettivamente sono successe, ma c'è ancora l'impegno. Perché malgrado io non posso utilizzare la stanza, perché è ovvio che in quella stanza non ci vado manco morto, quella la può dare a chi vuole lui, perché io voglio la mia dignità prima di persona e poi di presidente del Consiglio Comunale, perché mi sono sottoposto al giudizio dei cittadini di Mazzarrone, ho avuto più di 260 preferenze e questi mi hanno riempito d'orgoglio, e quindi ho la titolarità, grazie anche ai consiglieri che mi hanno voluto presidente. E lo dico qui davanti alle telecamere, sarò a garanzia del Consiglio Comunale, di tutti i consiglieri, dell'amministrazione e della città di Mazzarrone. E su questo non mi fermerà nessuno, sono chiaro su quello che sto dicendo.
Volevo aggiungere, malgrado questa situazione, mentre loro giocano al numero delle stanze, la 6, la 8, la 3, sembriamo là da Mike Buongiorno, perché stanno passando il tempo e stiamo diventando ridicoli, perché la stanza un giorno è 8, poi l'8 diventa 6, cioè cose da barzellette. Ma siccome io ho la mia dignità che mi sono costruito con i miei 50 anni e per questo paese per cui ho dato sempre, non da ora, da quando avevo 16 anni, da quando abbiamo iniziato con il circolo Giovanni Scangiò Verdi. piano piano. Ti stai accalorando troppo, Giovanni. Quindi, no, è anche per dare il senso di quello che sto dicendo, Le perché le spese la cose, sta facendo il ascolta, microfono però. le cose che dico ce l'ho nel cuore e la gente lo sa. Io posso essere così di carattere ogni tanto originario, che sia un pochino così sgarbato nel senso buono della cosa, però sono una persona leale e non permetto a nessuno di dire in consiglio comunale che sono stato poco leale con l'amministrazione comunale di Mazzarrone. Perché come ti dicevo, ancora stiamo continuando a lavorare, ci siamo impegnati, perché se oggi Mazzarrone a breve potrà avere un teatro comunale, certamente non lo deve a Enzo Giannone. Il teatro comunale di Mazzarrone, che sarà finanziato, ha un nome e cognome e, non mi e sono contento di dirlo. Si chiama Giovanni Burtone, PD, perché ha visto che c'era la possibilità che Mazzarrone potesse avere il teatro, in quanto la graduatoria precedente hanno fatto scorrere la graduatoria dal numero 7 al numero 52, 51 mi pare, Mazzarrone è 49. Questa cosa è nata il 31 agosto del 2013. Oggi riescono, questa amministrazione che io non sposo più, riesce a mettere a rischio questo finanziamento perché ancora entro il 20 aprile si doveva portare il progetto esecutivo e ancora andiamo giocando, non c'è niente, siamo già a maggio. Dobbiamo sperare nel buon senso e nella bontà della regione siciliana che non ci tolgono il finanziamento. Stiamo lavorando anche con la provincia perché loro non lo sanno nemmeno che la provincia regionale di Catania, attraverso la protezione civile, c'è una nuova riprogrammazione di fondi, stanno ridistribuendo i fondi, c'è la possibilità di intervenire sulle strade provinciali e una delle strade che è stata attenzionata, non dico che c'è finanziamento per evitare di creare magari poi false attese, è la 150 che da Mazzarrone va verso Comiso per 3,5 milioni di euro, ma loro queste cose non le sanno perché stanno pensando ad altro, stanno pensando a come sopravvivere qualche altro mese. La stessa cosa, 2 km uscendo dalla statale Catania-Ragusa, la 38 terzi, saranno sistemati 2 km di strada verso Mazzarrone, strada dove i tir che vengono a caricare l'uva a Mazzarrone fanno giornalmente. Quindi per dire che c'è l'amarezza, perché Mazzarrone non meritava questa cosa, cioè i cittadini di Mazzarrone non meritavano questa spaccatura, perché eravamo visti effettivamente come il fiore all'occhiello del Calatino e non solo, ti ricordi bene, in un periodo di crisi che Festival dell'Uva riusciamo, spero che si continui ad organizzare determinate manifestazioni, ma perché c'era l'impegno di tutti, c'era la volontà, la gioia di lavorare su queste cose. Invece un colpo di testa, e io spero che lui venga qui a dire quali sono le ragioni, perché ancora relazione dettagliata, così come prevede lo statuto e la normativa, in Consiglio Comunale non ne ha fatto, perché l'altro ieri è venuto dicendo che non l'ha potuta fare. Io gli ho detto forse non ha trovato il tempo e lui è andato in escandescenza. Però ora gli ho scritto perché è una violazione di obblighi di legge e lui deve portare la relazione dettagliata. Deve dire perché ha mandato a casa due galantuomini, Giovanni Cusumani e Giovanni Picarella. Giovanni Picarella che con la sua esperienza e con il suo rapporto personale con Giuseppe Castiglione in questi anni con la provincia abbiamo avuto tre interventi, Ponte Via Licodia, Curva Contrada Leva, Via Comiso e si sta lavorando anche su questa cosa. Quindi una persone che hanno dato il cuore veramente per Mazzarone. Penso in pochi minuti di avere detto qual è la situazione. Questo cosa significa da questo momento in poi? Noi responsabilmente vogliamo il bene di Mazzarrone. E allora se il bene di Mazzarrone significa che Enzo Giannone deve andare a casa, Enzo Giannone deve andare a casa. Se Enzo Giannone, non so con quali mezzi, sarà lui a proporre quello che vuole fare, ma se lui pensa di continuare ad amministrare
con una minoranza sia in termini di numeri di consiglieri, sia in termini di apporto elettorale, perché i numeri in politica, si diceva poco fa, sentivo prima la discussione su Caltagirone, valgono, quindi deve avere la dignità. Ho fatto un grosso errore, lo pago personalmente, me ne vado a casa. Questo è quello che intendevo dire. Va bene, io non ho niente da aggiungere perché ovviamente sono termini tecnici. Io spero che lui abbia il coraggio di venire qui e dire: guarda, non sono querelle di famiglia. Io li identifico così. Sono gravi problemi politici che si sono creati. Poi lui ha messo anche il sale personale, la stanza, la cosa, ma quello mi interessa. Mi ha detto anche che adesso prima di prendere la macchina lo devo dire a lui. Ecco, siamo come i ragazzini. Allora io ti levo la macchinina, ti levo quella. Cioè, ha sbagliato persona, ha sbagliato personaggio, quindi questo glielo mando a dire, sicuramente mi sta guardando. Per qualsiasi confronto siamo qui sempre a disposizione. Dato Giovanni, non ti ho interrotto perché ho visto che avevi molta foga. Mi sta capitando spesso in questi giorni, sarà un po' accusare un po' di stanchezza da parte mia, però voglio dire, non ti ho voluto bleccare. Sei stato un, quello che io ho detto, sei stato un fiume in quello piena che io per ho detto ben, qua ci sono atti 25, e documenti 25 minuti Giovanni Spada quello che dice ce l'ha tutto documentato, perché io già da giugno 2012 ho cominciato quel lavoro fermo così di Presidente del Consiglio dal 2012, è tutto documentato, ci sono delle lettere, ci sono... un'ultima cosa perché è importante, XLSU. E chiudo poi, e ti lascio perché so che c'hai altri ospiti. Sì. XLSU, per poter fare quella famosa delibera di della programmazione di fuoriuscita, che poi consente la stabilizzazione o di avviare un processo di stabilizzazione per questi lavoratori, abbiamo dovuto fare due consigli comunali, perché non riusciva il sindaco ad imporre quella che era la volontà dell'amministrazione alla burocrazia, al dirigente, e quindi si continuava a rinviare e rinviare. La legge 24 del 2010, termine ultimo 31 dicembre 2012, noi eravamo alla fine di novembre e ancora si giocava, non si preparavano le delibere. Due consigli comunali per sollecitare questa cosa, ancora non è che è finita qua. A forza si fanno queste delibere. Cosa si fa delle delibere? Anziché mandarle alla regione, all'assessorato al lavoro, si tengono nel cassetto. Il sottoscritto scrive, diffida, perché le delibere, così come previsto dalla giunta, non sono state mandate in assessorato? Dice, aria fritta qualcuno. Non era aria fritta. Quello era un messaggio chiaro, che non si voleva fare quello che diceva l'amministrazione comunale. Dopo questa mia sollecitazione, il 25 mattina con l'assessore Picarella, che ha sempre sposato la causa dei contrattisti, siamo andati a Catania, abbiamo portato questa delibera e il 23 luglio la Commissione regionale per l'impiego ha approvato il piano di programmazione del comune di Mazzarrone, e grazie a questa testardaggine oggi i contrattisti di Mazzarrone hanno i progetti per 3 anni, perché altrimenti l'avrebbero avuto per 1 anno. E l'invito che faccio all'amministrazione è di cominciare a portare avanti questa stabilizzazione dei contrattisti, perché c'è la delibera, ci sono le condizioni e ci sono le leggi. Va bene, intanto abbiamo dato parola a Giovanni Spada, Presidente del Consiglio Comunale di Mazzarrone. Hai avuto la possibilità di dire la tua, noi speriamo di poter avere anche l'altra campana naturalmente. Ci dispiace soltanto registrare che appunto una cittadina che abbiamo sempre visto crescere in tutti questi anni, sono circa 40 anni, poco meno di 40 anni, no? Autonomia dal 76. Autonomia, quanto sono? 37? Dal 76. 37 anni, una cosa del genere. Ecco, oggi avere queste fibrillazioni, diciamo, che non c'erano i motivi, non lo so, io, perché tu tutto sommato hai detto abbiamo un bilancio sano, non ho titolo, diciamo, a interferire o a contrastare, per cui se il sindaco Giannone ritiene opportuno confrontarsi o dire la sua versione, che non deve fare come al solito, o dire sempre scappa a destra, o dire la sua versione sui fatti che
tu hai rassegnato, siamo qua a disposizione per sentire e avere lo stesso spazio anche lui. Io ti Intanto, in ringrazio. bocca al lupo, Giovanni Spata, grazie di essere stato qui con noi. Mi piacerebbe avere anche qualche sera ospite il capogruppo Giuseppe Cavallo, Giovanni o Giuseppe? Giovanni. Giuseppe, Giuseppe. Giovanni, Giuseppe, Giuseppe. Giuseppe. Ma siccome ho visto una sfilza di Giovanni. Allora, i due assessori, E Giovanni, tu io, Giovanni, tu Giovanni. gli assessori Giovanni, tutti Giovanni, pensavo pure Ora Giovanni c'è anche Cavallo. un Giuseppe. Giuseppe Cavallo. Quindi vediamo un po' come si mettono le cose, se anche il capogruppo volesse intervenire, anche perché credo che, ecco, tu sei un po' l'anima di questa. Cavallo, oltre ad essere capogruppo, è vicepresidente del Consiglio. Beh, Perché quindi io voglio sono. dire, vediamo un po' come si mette la cosa. Intanto ti ringrazio di essere stato qui con noi, in bocca al lupo. Speriamo che sia ricomponibile questa querelle La nella speranza è famiglia della l'ultima a maggioranza. morire. E io, Il sai, no, buonsenso da parte nostra c'è. ma a maggior ragione che tu mi affermi che il bilancio è sistemato, non ci sono Sistemato fino nel passato, criticità, ora dobbiamo vedere non ci sono lo schema di criticità. bilancio che ci portano, Voglio dire, perché devo questo è in aspettare, itinere, perché gli anni diciamo. passati li è andata tranquillamente, gli ho dato una Intanto mano a questo. fare il bilancio, ecco, ora hanno fatto già tre riunioni e galantemente non hanno invitato, hanno invitato i capigruppi ma non il Presidente del Consiglio, quindi questo cosa significa? Che c'è un modo di fare politica che ancora è molto dilettantistica. Vediamo, in bocca al lupo, ci vediamo Grazie. alla prossima. Grazie a Giovanni Spada, Presidente del Grazie, Consiglio buona Comunale di serata a tutti. Mazzarone. Grazie. Brevissima pausa pubblicitaria, partiamo con uno spazio elettorale con ospite l'onorevole Giovanni, appunto, Barbagallo, candidato alle europee per il Partito Democratico. Ci vediamo subito dopo.